14 agosto 2010, San Leonardo. Ciao bella! Vieni, vieni, vieni! Ah, Beatrice con la nonna! Ciao! Ciao, ciao! Ah, bella! Sì, ecco qua. Ciao. 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 Per l'amore mio. Sento papà. Il lavoro. No. Siamo a San Leonardo. Il pino famoso. Mamma, c'è troppo strano. Buongiorno. C'è una bollente. Attenzione. Avanti, attenzione. Ciao la nonnina. Oggi è mala figura per me. Però, perché che è successo? Perché? Bimba, ciao. Bambola. Cianotte, come ti accomodate? Bambolina. Lei è per le foto per le ore. Fidelio, un torno, vai. Io ho dato una pentola per servire, no? Sanna, scusa. Questa pentola non mi serve, vero, questa pentola? Ah, avevo questi limoni. Questi limoni non posso vedere. La dobbiamo comprare, un po'. Marchetto, auguri. Perché c'è. Io non l'abbiamo visto molto, Che bello giochè l'amore mio. Un altro. E come mai col bicchiere? Allora lo prendo anch'io. Cinci. Salute! Allora, anche se non c'è niente, come? Salute! Cinci! Ok! Ah, non vi ubriacate? No. Questo è Giampaolo, il marito di Ginetta. Manco entrano. Questa è la nipotina. Che domani fa gli anni. Questa è amico di Giuseppe, Andrea, di Torino. Di Torino? Ma che bella Torino. Comunque queste signorine per me sono troppo giovani. Dobbiamo tornare. Sono troppo giovani. Qualche anno sono. Avvocato! Per agosto 2010. No,
no, il me è importante. Ferragosto 2010, fuori programma, grazie a Marchetto. No, grazie, ma grazie a voi. Grazie mille. Ma c'è un'altra cosa che vuole insegnare un alimento qua. Ah, sì. Ma c'è così, io metto così, va bene? Poi, poi su Facebook. Ciao. Potete vedere la campagna. Beatrice, ciao. Ciao Ale. Foto a lei. No, si chiama Beatrice. Ma che c'è, no, Alessandra? Ma sì. Alessandra, il... sì. Ripeti, ripeti. Ma chi se ne frega di Alessandra? Ciao, tutto Ale. Registrato, ciao, Ale, un bacio. E devi dire niente a Silvia. Ciao Silvia, anche a te, ciao, un bacio. Oh, ecco, bello fresco. Che bellina. Ciccia. Non c'è, ti riprende. Mamma, mangia quello che credi opportuno mangiare, va bene? Quello ti vengo a mangiare i piedi. Assolutamente. Io mangio. Come qua si guarda? Ma è gente che non si cuoce, non so cosa belle, mamma mia. Poi possiamo buttare un po' di sale per farla... No. Se no si brucia, no? No. Dentro. Perché che cola l'olio che si fa. Sì. La parte centrale che non si cuoce. La centrale è quella che cuoce invece, e si è bruciata. Ora non vedo... Ah, al contrario. Siamo venti qua, abbiamo fame qua dentro. È rosso infatti. Era già lavato, sterilizzato, pronto era. Ma qua bisognerebbe forse togliere quella centrale e quella lavare. Vediamo, una forchetta. Sì, una forchetta prendi, bravo. La centrale. Guarda che bella. Recche. C'ha fumo. Vabbè. Sì. Bene, vieni qua. Assistente, prima assistente. Ok, tutti belli assistenti miei. Ok. Messaggio normale, a mamma, a mia madre non gliene dare, no. No. No, no, comunque è condita, non con pomodoro e prezzemolo dentro. Scusa, metà. Infatti, ecco, è vecchio. Oh, sei freddo. Pepi. Ecco qua. Dico. Sei il migliore sei. Forse, ma sei. Ah, caspita. No, ma non c'è dubbio. Ecco qua. Ok. Riprende. Lo sto riprendo. Marchettone sì. C'è un bel cerchio di secondo, un lacerto, c'è uno, due, appunto. Poi abbiamo le coste per gli amatori, chi ce la fa, dopo ci sono le coste d'agnello pure. Dopo vediamo. Non basta. Piano piano. Non è che qui hai limite. Siamo limite. Che bello. Dai che non lo so. No, perché è piccante. Infatti prendevo un tipo. Ciao! È contenta? No? Togliete ste mano! Tutti lo fanno! Facciamo pure addirittura il quartiere! Sono arrivato a 18 anni!
Carina. Ciao Ale. Saluto Alessandro. Alice. Io lo voglio chiamare Samantha. No, no, no. Mi voglio. Dai cammina, vieni qua, vieni. Oi. Vieni bimba, vieni qua dallo zio, vieni. Donna. Questa non è la nonna. Quindi, siccome. Brava! Dulcis in fondo. Prendiamo un croccantino. Qualcosina. Ma ciao, mi prendi. Ma ciao. Questa è la ricevuta, grazie, la ricevuta. Settimana, tre giorni. Cioè, vai, come siete? Sono stato a Torino di passaggio. Sì? Sono stato al Museo Egizio. Ma tu lo sai che sono a Torino io, vero? No. C'ho pure il telefono. Io avevo un sacco. Ah, eravamo in. Ah, che già là da. Eravamo sì, ma devo preoccupare perché io sono un'ora e mezza non vado a trovare, quindi. Tu mamma, ma sei a Torino? Sì, ma è lontano. Come? Che bella! Sono le clippe di moda, guardate le rocce sul mare. E fino di fare qui protagonista. Guarda, sempre la telecamera lei. Vuole, guarda. Come caffè? Mamma mia! A me ce l'ha. Piace la logica che ce l'ha. A me ti sparo di come in testa, non come. Bella. Agosto 2010. Thank you.
Ciao. Ciao. Mica. Amore. Vieni dopo lì. C'è la zia. Vieni dopo lì. No, no. Mamma mia, perché come piangi? Perché vedere come piangi allo zio? Ma mi sembra guarda che affame sta impazzendo. Sì, sì. Senti, cosa vuoi? Un poco di salsiccia? Non abbiamo di salsiccia però. Che c'è? Ti metti in posa Sì. Sì. E anch'io, ma oggi era grande allora adesso siamo. Ciao, sì. Stanca. È stanca. Anche oggi era una schifezza il bagno. Ascolta, ma la bimba mangia pasta con la bottarga? No, ci abbiamo pensato noi la bimba. Cioè, abbiamo ritardato 10 minuti perché abbiamo fatto un brino di pollo con carne di cavallo. Ma nonno, ma il nonno, no, zio Mimmo scherzo. Ma la bimba mangia cerise, cerise dei chiatti, anche di denciati. Oh, che bella, cos'è questa? Che pasta bella. Con l'uovo di tonno, ah, trapanese. Bottarga. Cioè se ce la mai si... Bella bimba! Questa non è buona, l'ho fatta. Sì, bella. Sì, l'avete fatta a casa una volta. No, non mi riprendere per favore. No, no, Mimmo. No, io la bimba sto riprendendo. Non mi devi cancellare proprio. Guarda, Beatrice? Guarda che sono tutte a scarpare là. Che vergogna. Si vergogna. Beatrice, mi stai guardando? C'è qualche insetto, qualche frattata? Sei rilassato gli occhietti da sonno. Però si ride. Si ride lo zio. Ciao. Come? Ciao bella bimba! Ciao! Beatrice, Beatrice, Adesso Beatrice, facciamo vedere, raggiungiamo come corriamo. Quando Marco ieri ha detto? Ciao. Aprire la pancia, ci c'è la pancia. Vediamo. Subito. Vabbè qua. E la. Dov'è Nina? Vieni, vieni dallo zio. Vieni. Vieni. Uno, due. Vieni. Tre. Vieni. Due, tre. Brava. Perché si tiene. Che siamo un pavimento ruvido. Vai, vieni, vieni. Vieni, forza. Bimba bella. E pesa di sotto lì. La première fois ça va, ça fait danser papa, ça met de bonne humeur dès le réveil. Et après 50 fois, ce n'est plus du tout ça. Toute la famille me dit arrête, tu me casses les oreilles. Tu veux pas éteindre un peu ton jouet? Oui, ça suffit peut-être. La offert. Super chouette.
19 agosto 2010. MSC, un container. Raccolta di fichi neri del 20 agosto 2010. Ecco l'albero di provenienza. E ti ricordi quanto eri contraria ogni volta che avevi i piatti di plastica? Si mette in posa. Bella Beatrice! Prendiamo altri. Araba! Se l'hai portato dalla Tunisia per questo. Allora, levami questo giù. Tutte cose. Hai fatto spaventare la bicicletta. Veramente, la cosa è così, è così, te lo devi mangiare. Ecco. Grazie. La Tunisia l'abbiamo avuta presente, anche il Marocco. Ciao zio. No, di là contro luce, di qua devi mettere. Al contrario, al contrario. Sto morendo di caldo perché mi sono girati così e così. Ecco, brava, brava. Sembri una beduina perfetta. Complimenti. Ok. A tua madre vedremo. Basta, vai, vai. Bimba.
ci vedi. Ciao bimba bella. Ciao. Ciao, ciao zio. Bella, bellissima. Ecco qua. Per chi lo vuole. Per fare i pizzi. Quella è una cosina carina, ma come l'ho formato, però dopo questo che di sì. Che tranquilla, che bellina. Ora a settembre c'è stato lo capo la. Sì, sì, lo so. Una meletta. Marco, che faccia? Marco, tuo nipote? Questo qua, 33. 33 anni. Appena appena. Gli anni di Cristo. Bambola! Ci sono tutte le età. Sì. Tutte le età. Ed è forte quando... Del 100 all'80. Beatrice, c'è il bacino della mamma. Guarda Dio, Azzumimo. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. No, parlo più lontano. Amore, ciao zio. Bellissima, bellissima. Bellissima! Levami gli occhiali, fammi così! Sei rompi! No, gli occhiali! Vediamo 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 gli occhiali! Io lo so che mi vuoi levare gli occhiali! Ha voglia! Mi è piaciuta proprio tanto, la parte vecchia! Ho città vecchia, ma non posso sapere. No, qua, non lo mettiamo qua. Eccellente. Ok, guarda, gira piano piano con la nonna, ecco. E pronipote. Che veloce. Nonna e pronipote, ferma. Sei capace a fare? Che bello, questa bimba. Beatrice? 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 Marco, guarda. Anche bellissimo, un bellissimo nome. Bello, quando mi hanno detto Beatrice, ah, meno male. Tu immagini, Augusto Maschio non mi piace. Se dovessero... Che Augusto è l'imperatore, no? Appunto, l'imperatore Augusto, ma mi sa di equivoco. Guarda, Lana, guarda pure tu. Beatrice, Bea. Gioia. Bea, ciao! Bella! Bella. Ma va, guarda lo zio! Fanno un paio, guarda, che bello fai, riprendi a me, fai. Gioia, Beatrice. Bea. Gioia. Bea. A mamma, guarda mamma! Beatrice! Bea! Mamma, guarda mamma! Che bella! Guarda, non vedo nessuno! Ah, è Alessandra, ti eri nascosta! Grazie! Che mio! 101 anni di differenza! Appena appena! 101 anni! Bellina! Guarda, le sto riprendendo perché mi piacciono! Sì, riprendi! È bellini! Sei contenta? Amore! Sei contenta? È la bimba, bello, bella bimba! Una bella torta di cordo! Ah, yeah. Madonna! Io vuole io con la testa ripeto sì. Perché poi se sono venuto da lei tolgo, se sono venuto bene lascio, certo. Vabbè, c'è il filmino lo zio. Guarda la Geminuccia? No, guarda la Geminuccia? Ah, guarda Valentini! Ciccia! Non gli è piaciuto! Che bellino! Sta sparecchiando! Ne faremo altra! Sta sparecchiando! La donna, va bene così? La donna! Poco ne posso fare un'altra, fra poco. Ale, brava. Gabri, e là? Ciao. Ciao, cara. Beatrice, bella con le mani. Guarda la nonna. La nonna è impegnata. Bea, sorridi. Io l'ho fatta. Brava Ucciola! Cioè, Alessandra. Beatrice, il cuore mi dice. Cosa ti dice il cuore? Beatrice, cosa hai fatto cadere? Ah,
lei ha fatto. Guarda, sta cercando. Che bello! Come sono buone le ditina? Ma avevi terminato che tu stavi mangiando ancora? Le spedini? No, non ha mangiato niente. Datteli un poco d'acqua. Alessandra non ha mangiato niente. Quattro spedini mangiati, sì, sì. Sara, dove faceva Beatrice? Le nostre fotografie? Sì. Non la là? Ecco qua, i fichi di San Leonardo, fighi neri. E sono nostri. Ci sono solo tre gusti, ve lo dico, Solo questi tre c'erano. Prendevo una. Il sette veri del bar centrale è qualcosa di Alessio, non mi piace vedere il sorbetto. Il sorbetto? Sì. Ma io come te l'ha permesso? Il sorbetto come te l'ha permesso? Che cosa? No, no, vai. E l'ho rimproverato, Ali. Perché? Ecco il cellularino. E togliene tutto. E vuole toccare. L'altra cosa li metti in bocca. Wow. Sì, amore, ma non lasciarlo mangiare a me. Guarda che così prende la plastica. Come ha fatto la mamma per la torta. Buono, sì, ma tu non hai grido di rubare tutto il gelato, solo una glassa, così tutto il gelato se lo mangia. Siete mangiatari, la verità è questa. In bocca, basta, basta, oh. Buona Beatrice, bellissima, bellissima, brava Beatrice, ma togli. Dici dammelo, tu stai dicendo dammelo. No, ma perché si è messa in bocca la glassa. Guarda Giuseppe. Guarda, mi sono piaciuto. C'è buon gelatino. Ti piace, è topolina. Mi voglio rovinare oggi. Una bella picca. Tengo della crema. Che dolce. Ti è venuto il pizzetto, amore? C'è, ecco, c'è tovagliolino, bravo. Baffone. Cioè, adesso li riconosce, perché guardava lì e diceva... Ti piace. Scusa, Aurora, io mangiavo la granita. Sì, certo. E la tua mamma mangia la granita. Si scorda tutto, già. Cioè, Aurora tutto sto mangiando, la granita, sì. Ci sei rimasta male. Vabbè, me lo sto mangiando un altro, con l'ora. E ora che la riprendo non fa più con i piedi. E metti di gelatino. Bea. All'epoca, notte, quando eravate bambini, il cuore me lo dice. L'acqua non c'era, bisognava andare alla fontana all'acqua del gallo. Auguri, Giuseppe. Auguri. Cinci. Cinci, Beatrice, cinci. Cinci. Tu la vai a dormire, non come l'altra volta che mi sento marito. Siari, siari. Avvocato. Sì. Ma perché quando la riprende non fa più bicicletta? E si è fermato. Ma c'è vista? Il mare oggi era così. È Ryan. Oggi il mare era così, sotto il ciambellino c'era tutto un movimento. Quando dormi non si sa ma perché. Appunto. E dammi la buccia. Buon riposo a tutti. Sì, andiamo. Siamo dagli zii a fare colazione. No. Papà si prende il caffè
E lì ha preso il latte e prende gli occhiali della zia. Se mi rompi questi gioiali non ce li ho gli altri. No, e siamo rovinetti. E siamo rovinati, siamo rovinati. No? E siamo rovinati. Sì. Che passione. il piede non te lo ciucci oggi. Non te lo ciucci il piede. Sì, ieri se l'ha ciucciato tutto. Non te lo ciucci oggi, Berino. Bella bimba. Oddio! Oddio! Sta buona! Ti dice mettiti in posa lo zio? Fai un sorriso da star. E là! E chi è questa cosa? Eh sì, c'è quel coso lì che non mi fa vedere! Saltella, balla! Via, abbiamo pensato ad Alessio lo zio. Ciao, ciao zio. Elisabetta? Sì, Elisabetta, Beatrice. Beatrice, è sempre regina. Ho sbagliato, Beatrice. Basta, è vero. Buttiamoli via così. Lì non si distrae troppo. Che vola là. Che bella la lava, dice che ha lavato. Tu quando sei grande, vedi quando eri piccolina, che poi aveva tanti bacini. Come fa vedere? Come fa? Vedi, è la zia. Dai, è da papà. Papà! Che Beatrice, permesso! No, le piace. Questo c'è, cioè, questa sì, è la sua passione. Questo. La sua passione è stare qui. Spacca la schiena. Poi benedica questa fina. Te la benedica. Che c'è? Che bello questo gelo. Quanto affettivo, perché anziché dire tu mi hai telefonato quando mamma cosa, ho detto guarda che bello, bellissimo. C'è rotto grande. Questo ti fa piacere, te lo ricordi veramente per tutta la vita. Anche Beni, devo dire, ha detto è bellissimo. Ovviamente è stato Mimmo l'unico a chiamare. Però Mimmo subito. Io l'ho chiamato. Vabbè, tu magari non ha bisogno la patente nata. È stata introdotta in Italia nel 66. Qua. Perché? Ed era pochissimo. Ha fatto male il mondo Alfredo Guzmán, perché se voleva prendere la patente. Belle le rose, no? Ce l'ha. Perché lui si affitta il motoscafo ogni anno, vuole affittare uno più grosso. Sì. Allora, mi pare che ha detto alla seconda pagina del libro, c'è scritto. Ed era da aprile a troppo veloce, troppo veloce. Mi sembra un cantiano. Vabbè, Giovanni va.
Ma scusa Giampaolo, il rumore di quella novella. Giampaolo. Sono in silenzio ora. Non si sente più. Ah, no. Prima sì? E poco fa sì. Però non stanno suonando. Ma non esiste. La mezzanotte per un mese. Ma no, tu dici 150. Fuori mercato. La mezzanotte c'è già uno. Ma io disse. Mezzanotte. Gina. Mezzanotte. Gina, auguri. Cin cin. Cin cin, auguri. E auguri. E auguri. A te. Tanti auguri. Amen. Bene. Sì, c'è, ma c'è. Ma sono sicuro 50, se no di meno. Mamma mia, chi riesce a fare? Roger, avvicinati, aiuta tu pure tu a soffiare. Ah, vai a soffiare, no. Dai, uno, due, due, uno. Roger, vai, quattro. Ti auguri a te. Bravissima! Brava! Ma come hai fatto? Brava! Brava! Come hai fatto Gina per spegnere in un colpo? Con un colpo? Un bacio appassionato, eh! Veramente! Oh, oh, avanti! Bene! Un pochino meglio, poco, poco, ora basta però, poi non esageriamo. Ti vuole fare la foto, capito? Sto vomitando! No! Io non sono abituata però! Devo fare la festa! Aspetta, aspetta! Ancora c'è il tempo, va bene? Ti dovete stare anche voi, anche voi! Dai, mi sorridete, bimbi! Che poi vi faccio la fotografia. No, no. Chi è la più piccola adesso? Sì. Flavia, per aiutare Rogli, vieni qua per 13, 14, no, non lo vuoi fare? 15, 17, 49 e 50. Bene, brava! Brava, brava Flavia, Flavia!